Ciao a tutti, ben ritrovati su Sunshine Money. Come sempre, mi raccomando, prima di iniziare volevo invitarvi ad iscrivervi e ad attivare la campanellina, così da rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che andrò a caricare nel canale. Vi ricordo che, ahimè, per impegni personali di lavoro non riesco più a caricare un video al giorno. Vi chiedo scusa, vi chiedo venia, ma attualmente sono messo così. Quindi il lasso di tempo che passerà tra un video e un altro in alcuni casi sarà maggiore. Detto ciò, l'argomento di cui voglio parlare oggi mi viene suggerito dai, come dire, dai vostri commenti che di tanto in tanto trovo sotto i miei video. Quindi l'argomento è: vale la pena scambiare in euro le criptovalute guadagnate gratuitamente tramite i sistemi che vi vado a proporre? Allora, facciamo insieme delle piccole riflessioni. Voglio prendere come riferimento un'app di cui vi ho parlato tante volte, ve ne ho parlato ultimamente in questo mio video, tra le 5 migliori app, tra quelle che sono, secondo me, 5 delle migliori app per guadagnare delle cripto. Vi sto parlando di Electronium. Da tanti di voi mi è stato chiesto: Stefano, ma come si fa a scambiare poi questi Electronium in euro? Allora, al di là della procedura, la cosa che voglio chiedermi quindi insieme a voi: vale davvero la pena, ad esempio, di scambiare questi Electronium ora come ora in euro? Andiamo a farci due calcoli. Quindi, io vado su CoinMarketCap, di cui ne ho parlato tante volte, ho citato tante volte questo sito. Questo è il sito per antonomasia dove andare a controllare tutto il mercato delle cripto. Qui ci sono tutte le cripto quotate appunto in questo tipo di mercato. Electronium è una cripto quotata su CoinMarketCap e quindi andiamo a cercarlo. La sua sigla è ETN, ecco qui Electronium. Andiamo a vedere quello che è ad oggi il suo valore. CoinMarketCap mi dice che in questo momento in cui sto parlando, Electronium vale questi dollari. Prendo anche la calcolatrice per aiutarci, eccola qui. Quindi mettiamo pure qui la somma, il valore di Electronium, quindi 0,00375, che ripeto è il valore attuale di Electronium per, boh, ne abbiamo minati 200 per 200, uguale avremmo appena poco più di 7 centesimi, quasi 8 centesimi di dollaro. Allora io mi chiedo: vale la pena scambiare in euro 7 centesimi? Vabbè, date voi la vostra risposta. Per me no. Quindi il mio consiglio, che ho dato più volte, ma a prescindere da Electronium, questo è un mio pensiero, è quello di accumulare cripto nel tempo, a maggior ragione con i sistemi gratuiti che vado a proporvi, e conservarli. Quindi accumulare nel tempo, dimenticarcene e conservarli per, non lo so, 2, 3, 4, 5, 10 anni. Diamoci un tempo. Tra tot anni, allora andremo a farci i conti, magari andremo a porci, se vogliamo, il problema di come scambiare le nostre cripto in euro. E tra l'altro ricordiamoci che una volta che abbiamo preso la decisione di scambiare le nostre cripto in euro, signori, non si può più tornare indietro. Le nostre cripto sono perse. Quindi, per quanto riguarda Electronium e qualunque altra cripto che, ripeto, ben venga, è possibile guadagnare gratuitamente tramite i sistemi che vi vado a proporre,
Secondo me la cosa migliore è quella di accumulare, accumulare, accumulare nel tempo. Potremmo trovarci dopo 8 anni in tasca altro che 7 centesimi, potremmo trovarci qualche migliaia di euro in tasca, se non di più. Vi voglio ricordare una cosa che una volta ho detto in un video, proprio uno di voi una volta mi ha contattato privatamente, è riuscito a contattarmi privatamente perché? Perché voleva, era molto, molto emozionato, era quasi commosso perché voleva ringraziarmi del fatto che grazie al mio canale, grazie a quello di cui vado a parlare nel mio canale, si è ricordato di avere da parte dei Bitcoin, se non mi sbaglio, di avere da parte da tanti anni questi Bitcoin comprati così per caso, per gioco, da un suo amico per una cifra ridicola, ok, ma stiamo parlando di un lasso di tempo di 5-6 anni fa e quasi se n'era dimenticato. Quindi grazie ai miei video, grazie al mio canale, si è ricordato di avere da parte questi Bitcoin. E ha avuto la fantastica idea di andare a controllare su CoinMarketCap il valore attuale di questi Bitcoin e ragazzi si è accorto di avere in tasca molte migliaia di euro, ma dopo appunto 5-6 anni. E questo è il consiglio che do a tutti voi. Accumulate cripto, che siano Electroneum, che siano Bitcoin, che siano Ethereum, che siano Litecoin, Dogecoin, accumulate delle cripto, tenetele da parte per un lasso di tempo. Io tante volte ho detto che secondo me il lasso di tempo giusto va dai 5-10 anni e tra 5-10 anni ci poniamo, possiamo secondo me porci il problema di come andare a trasformare queste cripto in euro. Adesso, secondo me, non ha senso trasformare 7 centesimi, 5 euro, 3 euro di, non so, Electroneum, Bitcoin o Ethereum. Adesso non ha senso, non ci cambierebbero la vita. Oh, ditemi voi se non è così, vi cambierebbe la vita scambiare adesso 5 euro di Bitcoin o di Ethereum? A me no, non lo so, a voi cosa vi cambierebbe? Quindi secondo me è questo il senso con cui bisognerebbe porsi davanti a questo tipo di guadagni gratuiti. Tempo fa in un mio video ho parlato del Bitcoin Pizza Day. Tutti gli appassionati di cripto sanno bene che quest'anno il Bitcoin ha compiuto 10 anni. In quell'occasione è stato appunto ricordato questo evento, appunto il Bitcoin Pizza Day, in cui si è registrata appunto 10 anni fa la prima transazione in Bitcoin che ha visto l'acquisto di due pizze che oggi varrebbero ben 80 milioni di dollari. Questo per far capire l'esploit che ha avuto il Bitcoin nel tempo, e stiamo parlando di appena 10 anni. Un mercato di 10 anni è un mercato giovane, in continuo movimento, in continua evoluzione. In quel video vi ho fatto vedere questo sito, un po' per scherzarci su, un po' per, se vogliamo, morderci le mani. Io vi lascerò tutti i riferimenti in descrizione, come sempre potete usarlo anche voi, farci un salto e semmai farvi, se volete, quattro risate. Questo sito cosa fa? Va a calcolare, come dire, il valore rapportato nel tempo del Bitcoin. Quindi, a maggior ragione, oggi vado a prendere il riferimento e voglio fare l'esempio, voglio prendere come casistica l'esempio di essere riuscito a mettere da parte appena 5 dollari in Bitcoin all'anno, se vogliamo, nelle modalità gratuite
di cui vado a parlare nel mio canale a partire dal 2010. Oggi quanto avrei in tasca? Quindi in poco più di 9 anni quanto avrei in tasca se fossi riuscito a mettere da parte 5 dollari in Bitcoin ogni anno? E ditemi voi se con i sistemi gratuiti di cui vi vado a parlare non si riesce a mettere da parte almeno 5 dollari all'anno in Bitcoin, andiamo a vedere quanto avremo in tasca. Il sito fa i suoi calcoli e ci dice che con il valore attuale di Bitcoin avremo in tasca appena poco più di 630.000 euro, anzi dollari, scusatemi. Ok, questo avvalora ancora di più quello che vi ho appena detto, il tempo di cui vi ho appena parlato, il lasso di tempo di 5-10 anni. Quindi accumulate cripto, mettete da parte e poi andiamo a porci, se vogliamo, insieme il problema di come andare a ritirare questi spiccioli di, se vogliamo, di dollaro oppure di euro. Quindi ancora una volta voglio sottolineare la mia idea che secondo me non vale la pena assolutamente di scambiare le nostre cripto, che siano Electroneum, che siano Bitcoin, che siano Ethereum, Dogecoin, perché potremmo trovarci oggi una manciata di spiccioli in tasca e tra, non so, 4, 5, 10 anni potremmo mangiarci le mani e dire: ah cavolo, se non avessi scambiato quei Bitcoin, quegli Ethereum, quegli Electroneum, oggi mi troverei un bel po' di soldi in tasca. Cavolo, se non l'avessi fatto, se avessi sentito, se avessi ascoltato magari quel ragazzo che ogni volta mi rompe le scatole su YouTube e che mi consigliava di accumulare e di tenere nel tempo le mie cripto. Adesso io voglio sorridere su, voglio portarvi semplicemente a riflettere, e quindi comunque in chiusura vi ringrazio per la visualizzazione, mi raccomando, vi rinvito ad iscrivervi, ad attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che andrò a caricare, like ai video che vi piacciono, mi raccomando, accumulate cripto, detenetele nel tempo e tra 8 anni ne parleremo insieme. Io sono Stefano, vi auguro buoni guadagni a tutti, ciao e al prossimo appuntamento.